Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere. Anche oggi, amici miei, un argomento particolarmente gradito, credetemi. Prima di presentarvi il graditissimo ospite di oggi, però, vi ricordo il sito, che è www.benessereinradio.it, dove potete eventualmente riascoltare tutte le nostre puntate e trovare un sacco di informazioni. Adesso ve lo presento: è responsabile Algida Unilever Italia ed è il dottor Paolo Radi. Buongiorno, dottor Radi. E ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Senta, intanto glielo devo dire, un po' la invidiamo per il suo lavoro, perché voglio dire, essere responsabile di Algida, per noi, insomma, Algida è sinonimo di cose buonissime, quindi non possiamo che invidiarla, dottor Radi, insomma, lei. Vi ringrazio sicuramente. Perché, insomma, in definitiva, dottor Radi, noi veramente vorremmo conoscere questi personaggi, tipo il signore che ha inventato il Magnum, tutti questi signori qua, perché veramente possiamo solo augurargli un sacco di cose belle, perché fanno un sacco di bene, ecco, sì, diciamo così. Assolutamente sì, è dottor vero, Radi. È vero. Ecco, poi insomma, vabbè, Algida per noi, insomma, è sinonimo del gelato, insomma, no? Quando si pensa al gelato, certo, si pensa al cornetto Algida. Però senta una cosa, dottor Radi. Cioè, il gelato piace a tutti praticamente. Ma guardi, in realtà il gelato è forse l'elemento ancora di più della pasta in Italia, mi passi un pochino l'espressione, che unisce un pochino in tutte le sue forme di consumo, che sia industriale o che sia artigianale, ecco, diciamo così, appunto per il quale circa il 99%, ecco, diciamo così, delle persone in Italia consuma gelato in qualsiasi forma, quindi unisce praticamente abitudini, gusti, stili di vita completamente diversi sotto un unico prodotto, quindi assolutamente piace a tutti, sì. Sì, in effetti è una cosa che poi la scorsa... E ne mangiamo anche tanto in Italia, ne mangiamo anche tanto, siamo siamo comunque un popolo di alti consumi sul gelato. Non ci dimentichiamo che la leggenda, ecco, o la storia, a seconda di come la si veda, riconduce alla famiglia dei Medici nel tardo 500 l'importazione o l'invenzione, ecco, di questo mix. Alcuni dicono importato dall'Estremo Oriente, altri dicono inventato in casa, ecco, quindi sicuramente è un'invenzione italiana ancora prima della pizza, probabilmente, anzi senza probabilmente. Ah, ecco, quindi insomma è una storia che arriva dalla notte dei tempi, insomma, il gelato. Assolutamente. Ecco. E Algida in questo, voglio dire, ne rappresenta appunto l'italianità a tutti gli effetti, e quindi ne è un pochino la bandiera, ecco. Ecco, credo proprio di sì. Che poi scorsa settimana abbiamo parlato anche dei valori nutrizionali, abbiamo piacevolmente scoperto che si può mangiare il gelato tranquillamente. Poi peraltro, dottor Radi, Algida ha fatto anche le porzioni mini, no? Quindi queste vanno incontro magari a chi potrebbe avere dei problemi di linea, però ci sono anche tantissime altre novità, immagino. Assolutamente. Diciamo che Algida un pochino da sempre, ecco, diciamo, assicura prodotti che, diciamo, dagli altissimi standard, sia qualitativi che appunto nutrizionali. Negli anni, diciamo che Algida, ecco, più che noi, diciamo, la marca stessa ha un pochino interpretato perfettamente diciamo la qualità e la tradizione del gelato italiano, e direi che non soltanto Algida è una marca che ha costruito il cornetto, e quindi ha portato quello che era un'abitudine di consumo più legata al mondo dell'artigianale a disposizione, o diciamo a una disponibilità di grande massa, non ha inventato soltanto diciamo il cremino, non ha soltanto inventato il Magnum, ma continua anche continuamente, ecco, a innovare, a inventare nuove forme di consumo e nuove proprio abitudini di occasioni, del quale ad esempio Caffè Zero in questi anni, ecco, è l'esempio un pochino più lampante, ecco. Infatti, il nostro obiettivo è quello di riuscire un pochino a creare nel futuro
tante altre innovazioni come Caffè Zero negli ultimi anni, come Magnum nei precedenti 15 o 20, mm-hmm. Che diciamo non rappresentano soltanto l'ennesima variante di gusto, ma che in realtà creano proprio vere e proprie nuove abitudini di consumo, ecco, nuove categorie merceologiche. Sì, sì, beh, quello decisamente sì. Cioè, una cosa male non vi viene proprio, dottor Rani. Male non ci viene, ha ragione. Poi, come diceva lei, è importante anche sottolineare che spesso c'è una un pochino di diseducazione attorno ai valori nutrizionali, sì, del gelato, e in particolare, sì, a quelli del gelato industriale, che hanno dei contenuti nutrizionistici e degli apporti calorici anche molto inferiori rispetto a quelli del gelato, certo, artigianale stesso, ma anche rispetto a quelli di altre categorie. Lei basti pensare che un Solero Exotic ha 90 calorie, che è probabilmente meno di del contributo calorico di una brioche esatto, a prima colazione, o di un cappuccino, quando invece il valore nutrizionale e il valore diciamo intrinseco dell'essere non un sostituto di un pasto, ma sicuramente un complemento, certo, ad un momento della giornata, è ben più alto di quello che le calorie stesse potrebbero far pensare. Assolutamente. Noi in gelati, sì, abbiamo oltre 35 prodotti che di fatto sono anche indirizzati a consumatori celiaci, che quindi, sì, hanno nel tema del glutine appunto un'attenzione rilevante, quindi in realtà il gelato algida e il gelato industriale è oggi, dal punto di vista nutrizionistico, dal punto di vista di sicurezza e di qualità, anche per consumatori con determinate attenzioni dal punto di vista allergico, sì, forse diciamo lo stato dell'arte, ecco, diciamo così, un pochino del gelato in Italia oggi. Sì, assolutamente. Beh, è una cosa veramente straordinaria che indubbiamente Algida abbia pensato anche alle persone che hanno problemi di celiachia, appunto, visto che sono in purtroppo fortissimo aumento. Però a parte tutta questa cosa meravigliosa che è il gelato, evoca anche delle sensazioni bellissime, no, dottor Radi, il mangiare è vero, gelato. È verissimo, questo nasceva un pochino, diceva, dall'invidia del lavorare nel mondo, esatto, del gelato, che lei, esatto. No, è vero, bisogna riconoscere appunto quando si è anche fortunati, ecco, in questo senso lavorare nel mondo del gelato è sicuramente un bel lavoro, cioè, sono tanti di bei lavori, quindi sicuramente non è bisogna esserne consapevoli, bisogna esserne, ecco, orgogliosi. Sicuramente quello che diceva lei è diciamo non solo una sensazione, ma è un'evidenza, nel senso che i dati di ricerche che noi abbiamo sul gelato in quanto categoria mostrano appunto che oltre che essere molto amato, ci dimostrano anche che uno dei motivi alla base del quale il gelato è amato da oltre il 96% degli italiani, mm-hmm, sono legati al fatto che le sensazioni, che è un gesto semplice, diciamo così, che è quello di mangiare un gelato, le sensazioni appunto che un gesto semplice come mangiare un gelato possono evocare. Mangiare un gelato evoca una serie, diciamo, di emozioni, di sensazioni positive legate ad aspetti sia tangibili sia ad aspetti anche un pochino più intangibili, mm-hmm, come la felicità di condividere con le persone un pochino a cui vogliamo bene, emozioni, certo, di una giornata, le piccole gioie quotidiane, no? Noi tutti nella nostra infanzia ci ricordiamo un pochino quello che era il nostro gelato preferito, quello che era un pochino il gelato che ci univa ai nostri amici, ci univa alle nostre prime diciamo esperienze sentimentali, no? Sì. Il cuore di panna in questo senso è stato, già, diciamo, ed è tuttora. Ci ha accompagnato, quello non ce lo dimenticheremo mai. Accompagnava noi da piccoli, accompagna noi, sì, da grandi, accompagnerà un pochino i nostri figli nei prossimi anni, quindi sicuramente appunto, come dicevamo, l'emozionalità e quindi il concetto di felicità che il gelato si porta dietro è appunto un elemento distintivo di questa categoria, e Algida un pochino col suo posizionamento, col suo, mm-hmm, modo di parlare su queste tematiche attraverso un pochino la nostra comunicazione e i nostri prodotti, ne è un pochino il portavoce, la bandiera. Assolutamente. Beh, che poi insomma diciamo che la felicità, se vogliamo, influisce positivamente anche sulla salute, no? E quindi magari sull'aspettativa di vita, perché no? Assolutamente, assolutamente verissimo, c'è addirittura appunto
alcune ricerche di nuovo che vanno a correlare appunto il benessere interiore con le aspettative di vita. C'era una ricerca anglosassone che addirittura arrivava a stimare la possibilità di vivere fino a 10 anni in più, ecco. Nella misura in cui nei 50 anni o 60 anni o 70 anni precedenti, ecco, si era vissuto o si fosse vissuto, ecco, in maniera più rilassata, più felice. E in questo senso, quando appunto si parla di felicità, si parla appunto di un benessere costruito, come dicevamo prima, un pochino a partire dalle piccole cose, no? Quindi divertimento, sì. Relax, passeggiate nei parchi, una nuotata in piscina se ci piace farlo, certo. Diciamo una qualunque sensazione raggiungibile da chiunque, diciamo, in ogni giorno, in ogni momento della giornata. E in questo senso appunto la sensazione ripetuta o all'interno della giornata si sposa in maniera molto, ha un parallelismo molto forte con quello che è il consumo del gelato, che tendenzialmente è un qualcosa che può essere consumato diciamo in maniera rapida, in maniera abbastanza veloce, può essere trovato, sì. Ed è disponibile specialmente poi per quel che riguarda Asina, un pochino su tutto ovunque, il territorio nazionale, certo. E che quindi c'è quasi come fosse un parallelismo fra la possibilità di avere uno stato di benessere temporaneo, un'emozione, di vivere un'emozione, con quella di poter avere un'esperienza di consumo o di vivere un'esperienza di consumo come quella di mangiare un gelato. E questa è la categoria forse in Italia oggi per il consumatore italiano che è più connessa al concetto di felicità, o così le nostre ricerche un pochino ci hanno indirizzato nel posizionarci verso questo aspetto. Beh, credo che sia una delle ricerche che ci convince di più, dottor Radi, perché io sfido veramente chiunque a pensare a un gelato e ad abbinarci un pensiero che possa essere negativo, cioè non può esistere. Uno quando pensa al gelato, secondo me pensa appunto, a me istintivamente viene in mente il mare, pensi un po' lei come... Bravissima. Come sono ridotta, voglio dire. È un pochino il territorio elettivo del gelato, esatto. Del gelato industriale sicuramente, e fino ad arrivare a Cornetto che sì. Del mare ha fatto un pochino la sua bandiera, no? Molto anche i nuovi Enigma che stiamo lanciando quest'anno in realtà hanno appunto come momento elettivo, come placement, ecco come lo chiameremo noi, come luogo, ecco, certo. Appunto di comunicazione, appunto tale contesto. Senta una cosa, purtroppo abbiamo anche pochissimo tempo, però sì. A proposito, visto che stiamo parlando di felicità, di cose sì. Strepitose, so che quest'anno Algida è anche presente come sponsor al Parco Mirabilandia, no? Al Parco Divertimenti Mirabilandia. Sicuramente, ed è una grande opportunità per Mirabilandia e per noi stessi, chiaramente, proprio perché appunto, come dicevamo prima, dovunque ci sia divertimento, dovunque ci sia gioia, dovunque ci sia appunto allegria. La possibilità di condividere un momento, certo. Di felicità, Algida fa appunto di questi territori e di questi momenti di consumo la propria ragione di esistere. A Mirabilandia siamo presenti un pochino con tutta la nostra, diciamo, forza di marca, forza di prodotto. Noi quest'anno lanciamo oltre 35 novità nel mercato dei bar, nel canale dei bar, e quindi chi va a Mirabilandia le può scoprire diciamo nella sua totale forza, così come appunto non soltanto vi è anche una presenza forte di tutto ciò che è legato al mondo di Caffè Zero, in particolare anche i nuovi Fruit Zero che abbiamo lanciato quest'anno, ma anche a Mirabilandia abbiamo un pochino aperto uno dei primi nostri, diciamo, store monomarca, ecco, chiamiamoli, certo. Così, dove appunto noi li definiamo un Algida Store, dove appunto si può avere un'esperienza di consumo legato al gelato Algida completa, ecco. Che non è soltanto appunto anche la novità del Magnum, del Caffè Zero, dell'Enigma o del Solero, ma è anche appunto la possibilità di sperimentare un gelato diciamo sfuso, e quindi un gelato a tutti gli effetti consumabile, e un gelato artigianale in tutte le sue forme, all'interno appunto di un'ambientazione, di un
di una di un contesto sì. Totalmente legato al marchio Algida. Certo, beh, spero che sia il primo di tantissimi, dottor Radi, così insomma per noi sarà tutto più bello e più semplice. Intanto sappiamo che a Mirabilandia c'è questo negozio monomarca dove Algida c'è proprio a 360 gradi. Io purtroppo la devo salutare, perché per me parlare del gelato, soprattutto quando si parla di Algida, insomma, è un immenso piacere. Io la ringrazio, dottor Radi. Vi ricordo che il dottor Radi è responsabile Algida Unilever Italia. E niente, noi ci raccomandiamo. A noi basta che continuate così, dottor Radi, non vogliamo nient'altro. Vi ringrazio e vi assicuro che è fonte di grande, appunto, orgoglio e di grande responsabilità, ecco, perché Algida è un marchio che, ripeto, unisce tutti gli italiani, e quindi abbiamo un dovere, prima che un piacere, ecco, di essere sempre all'altezza di quello che i consumatori si aspettano da noi. Diciamo che, come direbbero gli inglesi, so far so good, ecco, fino adesso siamo sempre riusciti ad andare anche oltre le aspettative, speriamo di essere in grado di mantenerci, ecco. Ne siamo contenti. Vi ringrazio anche a voi dell'opportunità e auguro a tutti, ecco, gli ascoltatori, di pensare ad un momento felice quando mangiano una delle tantissime novità Algida o anche il classicissimo cornetto cuore di panna, e di pensare anche istantaneamente per 5 secondi a un momento felice della giornata. Grazie. Deve essere un pensiero su cui ci lasciamo tutti come un compitino da fare, ecco. Assolutamente, grazie. Grazie, dottor Radi. Grazie mille anche a voi, un saluto a tutti. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.